Bella a tutti ragazzi, sono Medino e bentornati sul mio canale con un nuovo video. Oggi sono tornato, come avete letto dal titolo, con un nuovo video dove voglio proporvi una riflessione. Infatti ragazzi, adesso a quest'ora avrei voluto far uscire un live su Black Ops 3, però è tipo 14:44, un'oretta che provo a registrare. E diciamo che ogni lobby ha un po' qualcosa di strano che mi ha fatto dire basta, per la mia incolumità interiore è meglio che io mi calmi perché ho ancora la rabbia dentro. Sapete, proprio quando ti viene da prendi, mangi, spacchi qualcosa, ecco, proprio così. Allora, ragazzi, parliamo un po' con calma. Oggi sono qua per proporvi una riflessione riguardo appunto a Black Ops 3. Prendere a valutare insieme, ad analizzare insieme se questo possa essere considerato un bel gioco o no. Allora, ragazzi, partiamo dal presupposto che andremo ad analizzare le cose sotto un punto di vista oggettivo e non soggettivo. Io non dirò i miei gusti, ma parlerò più o meno delle cose viste sotto il punto di vista di tutte le persone. Quindi adesso andremo ad analizzarlo, alla fine andrò a dare un giudizio un po' generale su quello che penso e poi voglio che voi nei commenti mi facciate sentire la vostra. Lasciate anche già da subito un bel pollicione verso l'alto che mi fa davvero molto piacere, come sempre, il solito guru. 2 secondi, dovete aver lasciato like, raga, dovete aver lasciato like. Comunque ragazzi, adesso partiamo subito da quelli che a mio parere sono i pro di questo gioco. Sicuramente uno dei pro di questo gioco, che comunque adesso andrò ad analizzarlo sotto il punto di vista del multiplayer, quindi escluderò zombie la campagna, uno dei pro di questo gioco è che è un Black Ops. Questo è un pro abbastanza strano, però di certo va a introdursi in questa categoria, soprattutto perché essendo un Black Ops, già da subito ha aumentato di tantissimo le vendite solo per il marchio. Perché comunque se questo gioco magari si fosse chiamato Advanced Infinity Warfare e robe simili, non avrebbe il successo che sta avendo. Il fatto che sia un Black Ops va sicuro ad aiutarlo e a dargli punti in vantaggio per, come dire, spingerlo ad essere di nuovo considerato un bel gioco. Perché sicuramente un Black Ops attira di più di un nuovo titolo tipo Ghost. Passiamo adesso a un secondo punto a mio favore, che questo gioco appunto ci propone, che sono sicuramente le mappe. Le mappe a mio parere ce ne sono molte di molto belle. A me piacciono praticamente tutte, però ce ne sono molte che la gente vota, che la gente vuole giocare, che la gente ha intenzione di, diciamo, non so come spiegarlo bene. Ad esempio, Aftermath o Drone su Black Ops 2 non se le cagava nessuno. Invece su questo gioco ce ne sono poche di quelle così poche cagate, magari Havoc, Metro, però più o meno sono fatte bene, a me piacciono. Poi, continuando un attimo con un altro dei pro, è la modalità dei prestigi, ragazzi. I prestigi fatti in questo modo sono davvero una genialata perché fanno continuare il gioco in un periodo che non sarebbe continuato, perché a questo punto saremmo più o meno tutti al maestro prestigio e praticamente nessuno giocherebbe più, almeno molti non giocherebbero più perché se uno non è più spinto da quello che è appunto l'iniziativa di dover livellare, di dover andare avanti, sicuramente avrebbe lasciato il gioco prima. Quindi diciamo che questo è un pro perché comunque aumenta la voglia di giocare dei giocatori. Ed infine un ultimo pro che vado ad analizzare adesso è sicuramente quello appunto delle armi introdotte nei pacchetti. E anche quella è una cosa molto intelligente perché comunque la voglia di provare nuove armi, di trovarle, di fare criptochiavi è un altro incentivo per i giocatori a continuare appunto la loro esperienza videoludica su questo videogioco. Però passiamo adesso a quelli che sono a mio parere i contro. Uno dei contro, sicuramente uno dei principali che io non sopporto, sono le armi. Cosa intendo con le armi? Non intendo che non mi piacciono assolutamente, intendo che ci sono dei periodi tipo questo che non so che arma utilizzare. Sembra quasi che facciano tutte schifo. E il CUDA è forte da vicino e da media distanza, ma da lontano non ha un cazzo di danno. Il Vesper da lontano non va, il VMP da lontano non va, il Manowar da vicino non va, l'M8 da vicino non va. Lo Shaiva mi si blocca mentre sparo. Ogni arma ha un difetto e non ho praticamente voglia di utilizzare nessuna di esse. E quindi in automatico sono spinto a non voler giocare, perché se non ho lo stimolo, uno dei principali stimoli è appunto quello delle armi. Io ad esempio si dico, oggi voglio giocare a Black Ops 2, perché ho magari visto un video di Pamage col ballista, dico, ah cazzo, ho proprio voglia di giocare col ballista, fammi fare un video su Black Ops 2, e lo faccio. E invece su Black Ops 3 è diverso, non ci sono tante armi che mi spingono ad utilizzarlo, poi questo è un parere personale, però lo metto nei contro, anche se comunque con le armi aggiunte può essere un pro perché se le si trova c'è ancora più un altro incentivo, come già detto prima. Un altro contro sicuramente è
quello dei salti, perché i salti possono non essere come quelli di Advanced Warfare, però sono comunque dei salti abbastanza fastidiosi, che se ti trovi uno col Vesper in uno contro uno, te lo ritrovi sul soffitto, non lo ammazzi, quindi lo metto assolutamente lì. Infine, poi, ragazzi, c'è una lag compensation, che è qualcosa di vomitevole. Cosa intendo? Intendo che se io su questo gioco laggo e do un'attacca, sono favorito, perché Cristo, tantissime volte mi capita ad arrivare nell'uno contro uno contro un nemico che lagga e va tipo così. E muoio perché lui scompare e mi ammazza lui. È un vantaggio laggare su sto gioco, cioè non lo so. È abbastanza vergognosa come cosa, però è uno dei difetti che elencherei. Adesso non me ne vengono in mente altri, non sono uno che si prepara a scalette, dico quello che penso, butto tutto fuori, come penso che sia, debba essere un video su YouTube, perché comunque penso che la trasparenza tra lo YouTuber e i suoi iscritti attraverso una videocamera debba esserci, perché per le cose finte c'è già la televisione, quindi YouTube è meglio lasciarlo, diciamo, un po' libero. Penso che questi siano più o meno i pro e i contro. Alla fine io posso dire che il mio giudizio finale più o meno è sì, Black Ops 3 è un bel gioco, ha i suoi difetti, va a periodi, ci sono dei periodi dove si ha voglia di giocarlo e dei periodi dove non si ha voglia di giocarlo, però tutto sommato, tra quello che ci ho giocato, i video che ci ho portato, tutto, posso dire che è un bel gioco e che a me piace. Adesso ragazzi, voglio che voi nei commenti mi lasciate appunto un commento, logicamente, scrivendomi quale di queste caratteristiche, di questi pro e contro, secondo voi non vi convince. Fate magari anche voi la vostra classifica, scrivete pro e scrivete i vostri pro, contro, scrivete i vostri contro e poi sotto scrivete il vostro giudizio finale. Mi piacerebbe davvero tanto perché sarebbe una discussione davvero molto interessante tra me e voi che potrebbe sfociare in qualcosa di più, magari in un altro video dove vado a leggere i vostri commenti. Ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollicione verso l'alto, mi raccomando un commento, scrivete quello di cui già vi ho parlato, noi ci troviamo come sempre domani con un nuovo video. Links in descrizione, Instagram, Facebook e Facebook mi farebbe davvero molto piacere. Per oggi da me è tutto e bella!